Per l'amor del cielo, copriti. Io sono coperta, non lo vedi? Porto il cappello. Voglio dire decentemente, come si conviene a una ragazza per bene, come ti è stato insegnato da me e dalla mamma. Credo che tu avresti preferito essere rimasta in Africa a scorazzare nuda con quei tuoi odiosi compagni di gioco. Non erano affatto odiosi, sono i migliori amici che abbia mai avuto. A parte te e papà, naturalmente. Lo so. Thank you.
Non dovevi tornare ieri? Se avevi deciso di restare in vacanza, che sì, che invece di tornare a lavorare potevi almeno telefonare, lasciare un messaggio a Miss Lee. Mi dispiace, ma c'era troppa follia. Ho dovuto aspettare fino a ieri per scattare quella fotografia. Ma ne è valsa la pena. No, dico, hai visto? Guarda questo alone. Che ne pensi? C'è una incredibile attività solare in questo momento. Sono bellissime. Bellissime. Questo me lo merito, allora. Mai una guerra atomica? È probabile, ma che pensiero deprimente. Moriremo tutti? Secondo le statistiche pare di sì, ma chi lo può dire? Io spero di morire. Dico veramente. Così potrò parlare con papà. Lo so. Manca anche a me. Io provo sempre a parlarci. Ma è difficile. Non so parlare con la gente, viva o morta che sia. Se tu non stessi con me, penso proprio che parlerei da sola. Oppure stare zitta. E la lingua mi si restringerebbe. Come le dita dei piedi. Sai che presto non avremo più le dita dei piedi? Zon dice che non camminiamo abbastanza. L'uomo primitivo aveva le dita 3 volte più lunghe delle nostre. Che fine ha fatto il macinato? Avevo comprato del bellissimo macinato per Marco per farlo contento. E se ne serviva delle unghie, le usava per tenersi aggrappato a tutto. Ah, eccolo qui. Il tuo amico Marco è molto tranquillo stasera, eh? Sta facendo un pisolino, deve essere molto stanco. Ha posato per me tutto il giorno. Così impara. Oh, mio Dio.
Accogli questa creatura, oh Signore. Dici? Ti piace? Ho trovato la sistemazione perfetta per l'insalatiera preferita di mamma. Dici, se lei si arrabbierebbe. Credi che piacerà a mia mamma? Sì, certo, se tu avessi fatto in modo che la vedesse. No, 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 io parlo del mio nuovo mafo. Non crederai sul serio che Zon ti porterà qui un altro mafo dopo quello che hai fatto? Oh, sì. No, 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 mamma, ma io non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Io ho una missione. La missione è di difendere il lavoro di papà e il mio lavoro. Che volevi che facessi? Che gli lasciassi strappare gli schizzi senza reagire? Non potrei mai finire di illustrare il libro. Beh, non importa, perché io lo so. So che mio papà capisce. So che mio papà capisce e vuole che abbia un altro mafo. Papà è morto. Papà è morto. Rispondo io per te e ti dico che per l'avvenire non ci sarà più nessun altro mafo. Sì, ieri ci sarò, no, non ce ne saranno. Oh sì, ci sarà e come un altro mafu. E nessuno ha mai detto che tu devi prendere il posto di mio padre. Cristo, tu sei come la mamma. Sei proprio come mamma, e voi due avete sempre voluto controllare tutto, tutto. Ma io non volevo. Io ho deciso così perché non c'è nessun altro. Non c'è nessun altro, sì, sì. Ascolta. Sei la cosa più importante del mondo per me, anche più del mio lavoro. Io rinuncerei a tutto per te. Sei mia sorella e ti amo, ma non ti posso dare un altro mafu, non me lo chiedere. Tu non sei mia sorella. Tu non sei più mia sorella. Io ti odio. Io odio tutto quello che ti riguarda. Ci hai creduto, brutta faccia di velluto. Ti prego, Helen. No. No. Io ne voglio un altro. No. Io ne voglio un altro. No. Sì, sì. Sì, sì. Sì, vieni a letto. Va bene, fa come vuoi. Cosa c'è? Volevo dirti che mi dispiace. Eh? Non riuscirei a dormire se non facessi pace con te. Eh.
gioia per me farti sentire così bene. La tua pelle è così liscia. È come il velluto. Rilassa tutti i muscoli. Rilassa. È come se toccassi te e me contemporaneamente. Come se fossimo la stessa persona. È questo l'amore. Non soltanto sacrificarsi per rendere felice una persona, ma essere quella felicità, quella persona. Qualche volta. E dire delle cose. Delle cose terribili. Che non si vorrebbero mai dire. Come quando ho detto che ti odiavo. Io non ti odio, Elena. Io ti amo. Sì, sì, coraggio, sveglia! È ora di colazione anche nell'Africa nera. Oh! Tieni il succo d'arancia. Tu? No, prima deve venire Mafu. Cosa? Chi deve venire? Ho deciso che non mangerò né berrò mai più finché la morte o il mio nuovo Mafu non verranno a me. Sì, sì, non ho voglia di scherzare. Non è uno scherzo. È una decisione irrevocabile. Certo, cara, le conosco le tue decisioni irrevocabili. Ti concedo al massimo un quarto d'ora. Allora sei una stupida. Non mi trattare in questo modo, brutta imbecille! O mi procuri quello che ti ho chiesto, o mi ammazzo con le mie mani, qui e adesso! Non mi faccio impressionare da questi ricatti da bambina. Ah, davvero? Davvero. Ellen? Va bene. E digli quello che voglio. Digli che voglio un colobus. Lo voglio bianco e nero. Oppure rosso. Va bene così? Dottoressa Carpenter. Dottoressa. Ehi. Scusami, Will. Sì, vanno bene. L'ultima serie è perfetta. Bene. Dottor Hickman, ha portato la diapositiva del modellino del buco nero? Sì, Cigno 6-1. È tra queste, Will. Grazie. Ha chiamato Zon. Per il momento la richiesta di Sissi non è disponibile. Verrà portata una sostituzione stasera. L'invito comprende la cena. Baci. Che fai? Leggi i miei messaggi? No, non trovavo una matita e l'ho imparato a memoria. Grazie. Allora? Che cosa? L'invito comprende la cena. Non hai risposto alla mia domanda. Quale domanda?
L'invito di Zomme per cena. Non ti immischiare nella mia vita privata. Si può sapere che diavolo ti sta succedendo? Niente! Non mi sta succedendo assolutamente niente. Mi dici perché fai così? Lo faccio perché io ti amo. Tu non sopporti nemmeno di sentirle queste parole, vero? Ellen, non provi proprio niente per me. Ti stai calmando un po'? Ciao, sei in ritardo, lo sai? Oh, Elena, hai un'aria orribile. Senti, deretami, perché non vai di sopra e ti fai un bel bagno caldo mentre io finisco di sistemare il soggiorno, ok? Sì, ma la cena? Oh, la cena è quasi pronta. Non sei mica l'unica cuoca in questa casa. Bene, vai su. Senti il pensiero. Io sto bene. Tu stai bene? Dai, tirati su. Ellen, per favore, ti metti quel bel vestito che piace a Zom. Quello bianco, trasparente. Dai, sbrigati. E fatti un drink. Sì, preparati qualcosa da bere. Come sei bella. Lo sapevo. Sapevo che un bel bagno ti avrebbe fatto sentire meglio. È vederti così serena che mi fa sentire meglio. Lo so. Mi dispiace. Sono stata cattiva, vero? Ma dovevo farlo perché... sembrava che tu non capissi quanto è importante. Gomme Mafo! Ti voglio bene, Elena. Anch'io. Fai presto. Arrivo! Elena, sbrigati! Giambo! Giambo, Giambo. Posso entrare? Prego! Oh, mio Dio, un orangutan! Salve, Ellen. Sai, questo giovanotto non aveva la fidanzata stasera. La sua è rimasta nel bosco. E gli ho promesso una cena con due belle ragazze. Ed eccoci qua. Andiamo, bello. Oh, Ellen, sei bellissima stasera. Grazie. Quel vestito è delizioso. Gliel'ho detto io di mettercelo. Venite. Andiamo, su, su. Non è meraviglioso questo mago? Ma è grosso, non è troppo grande per mia sorella. No, ma che, va benissimo. Oh, forse un pochino sì, ma lui è una creatura dolcissima. È cresciuto in una famiglia di amici miei da quando è nato. Oh, ma se lo fate arrabbiare... diventa pericoloso, vi avverto. Sì, ho capito. Sarò molto attento. Ecco qua, bevi qualcosa.
Guardate che è solo un prestito, eh? Ve lo lascio qui fino a quando vi trovo una scimmia più piccola, un babuino o un colobulo. Papà non ha mai avuto l'occasione di studiare gli orangutang. Oh, sì, sì, lo so. È per questo che voglio che tu lo metta nel libro di Max. Appartiene a una specie in estinzione. E io conto su di te, che sei una brava artista, perché so che lo disegnerai e gli vorrai bene. Certo, stai tranquillo. Beh, eccoci qua, tutti insieme, le mie belle figliocce, in questa bellissima serata. E che cosa c'è per cena? Ah, tante cose buone. Ah, andiamo. Il governo dello Zaire aveva deciso di mandare qualcuno nella foresta di Turi a far tagliare gli alberi e ha incaricato una tribù bantù di farlo, senza capire che avrebbero distrutto l'esempio vivente più antico di uomo primitivo che rimane sulla terra. Che idioti gli uomini politici. Oh, sì, però i nostri amici pigmei non sono così cretini. Sanno che i bantù sono adoratori di idoli e praticamente di qualsiasi divinità. E così hanno piazzato delle specie di spaventapasseri tutto intorno alla foresta, nella speranza che avrebbero spaventato i bantù. E infatti è andata così, hanno funzionato. È meraviglioso. Urrà per i pigmei. Urrà, urrà per i pigmei. Urrà. Urrà. Tranquilla, piccolina, questo è solo uno spaventa bantù della foresta di Ituri. Stavo solo giocando. Non mi importa, non mi piace essere spaventata. Oh, no. Quanto è bello. Signorini, dove l'hai preso? È un regalo dei tuoi amici pigmei. L'ho preso da loro il mese scorso. Un regalo? E l'hanno mandato a me? Oh, no, si ricordano ancora di me. Certo, si ricordano che la bambina del dottor Carpenter ha vissuto con loro per più di 3 anni. Io ricordo tante cose dei pigmei, davvero. Anche la danza che facevano. Vuoi ballare con me, Zom? Andiamo, balla con me, Zom. Andiamo. Anche Helen, anche Helen. Oh, no. Helen, balla, vieni. No. Vieni a ballare anche tu. Oh, no. Molto lieta. Volete scusarmi? Devo andare ad annaffiare un po' di radici. Oh, non la condiscendere sempre, Zoe. Guarda che sei stata tu a cominciare tutto, Helen. Ricordo la prima volta che andammo a fare un safari con Max. Il primo giorno sei venuta da me, tutta carina e per benino, con l'asino all'insù, e mi hai detto: detesto questa polvere. Dove può fare la pipì una signorina? Oh, sei tremendo. E tu con il tuo solito tatto e la tua grazia mi dicesti: cavolo, ragazzina, vai ad innaffiare un po' di radici. Oh. Tom, fallo smettere. Sì, sì. Ah, basta, basta, buono. Sono affascinato dalle tue piume. Tu parlagli con dolcezza e si calma subito. Oh, guarda, si è pentito. Mi dispiace. Mi dispiace. Sì, sì, va bene, ma credo che basti così per stasera, eh? Sì, sì, basta. Hai esagerato un po' con questo mafo. Buonanotte. Di buonanotte, Mafu. Buonanotte, ci vediamo domattina. Mafu. Arrivederci a domattina. Notte. Buonanotte, bamboline. Notte, Zom. Sogni d'oro, eh? Grazie per il Mafu. Ti voglio bene. Tanto bene. Lo tratterò benissimo, te lo prometto. Ecco, brava, mi raccomando. Si è addormentata finalmente. E tu? Tu quando vai a dormire?
Non sono stanca. Sono preoccupato per te. Si vede, sai, che sei sfinita. Ho lavorato molto ultimamente. Non sai a cosa mi riferisco. Sissi ha bisogno di cure. John, non ricominciare. È stato un incidente, sul serio. Anche l'ultima volta e anche la volta precedente? Mi sembri tuo padre. Max diceva sempre eccentrica. Tutti i bambini intelligenti sono eccentrici. Non voglio più parlare di questo argomento. Già, è ovvio che non ne vuoi parlare, è chiaro. No. Preferisci credere che sia tutto normale, perfettamente normale, ma non lo è, e tu lo sai. Secondo te che cosa dovrei fare? Io vorrei che tu portassi Sissi da un buon psichiatra. No. Io e papà ne abbiamo discusso spesso quando era malato. Mi fece promettere che mi sarei sempre occupata di Sissi, e lo farò. Finché io sarò viva, Sissi non sarà internata, segregata o lasciata sola. No, le voglio troppo bene. Nella sua vita, in fondo, c'è posto soltanto per me. Certo, vorrei poter essere libera, ma non posso. C'è un uomo. Sì, insomma, lavoriamo insieme. È molto affettuoso, molto focoso. E fa di tutto per stare con me. Anch'io l'ho deciso. Ma non posso. Sei un demonio stupendo. Il più grande mafo che ho mai avuto. E giù. No, non ti aggrappare. Non ti aggrappare, mafo. Vuoi una nocciolina? Tieni, già seduti con me. Non mi sai ancora obbedire, ma imparerai, vero bello? Ecco, bravo. Un po', chi è questo? Chi è? È Mafu. E quella chi è? Quella è Sissi. Sciocco. Sei un Mafu stupido. Stupido e bavoso. Sei tu, Marco. Questo è il tuo ritratto. La tua faccia. I tuoi occhi. No. Stiamo lavorando adesso? Stiamo lavorando. Non fare così. Grazie, Mafu. Grazie. Bravo, Mafu. Bravo, Mafu. Bravo. Formaggio? Formaggio? Vuoi un po' di vino, eh? Capito. Mafu? Vieni qui. Mafu! Qui. Niente baci.
pazza. Stiamo lavorando adesso. Stupido. Ehi, scendi giù. Scendi giù. No, 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 non mi cadere addosso. Imbecille. Questo vuol dire normale, essere come me, essere come Dom, essere normale, tutto qui. Io non voglio essere come te. Cosa? Ti sento quando parli. Come? Che ti credi che non lo sappia? Tu lo vuoi. Quell'uomo, quello che è affettuoso, quello che è meraviglioso, quello che è molto focoso. Tu lo desideri, quell'uomo! Sì! Vuoi che io non abbia niente? Tu non ci pensi a me? Sì! Ci penso! No! Ma voglio avere una vita mia! E ho voglia di non vederti più per un po' di tempo! Allora vattene! Tu vorresti che io fossi morta! No, non è vero! Ma sai cosa vorrei qualche volta? Vorrei che il buon Dio ti facesse diventare muta per sempre. Smash!
Ho tentato. Si è chiusa nella gabbia con lui e io non ho potuto. È stato terribile. Ero lì e non potevo far niente. Niente. Era fuori di sé, sembrava impazzita. Non l'avevo mai vista in quello stato. Tu sai che io li ho sempre odiati, gli animali. Le scimmie, gli scimpanzé. Sempre in giro per casa. Questi esseri puzzolenti. Mamma minacciava sempre di andarsene per colpa loro. Se si vuole essere come papà, sempre con quelle maledette scimmie. Ma a vederlo lì, quel povero animale, un essere vivente ucciso così brutalmente, così insensatamente. Dov'è ora, Sissi? È a casa. È tornata ad essere la dolce. Fino alla prossima volta. Non ci sarà la prossima volta. Sì, basta. Tu devi continuare la tua attività, proseguire nel lavoro e andare in Arizona. Non le puoi permettere di interferire col tuo lavoro. È la sua vita che deve venire corretta, ristrutturata. Basta con gli animali, basta con le scimmie. Sì, ma... No, no, niente più scimmie. Dille che non sono riuscito a trovare un'altra scimmia e che dovrà aspettare qualche settimana. Poi, quando sarai in Arizona, io posso andare a trovarla qualche volta. Non molto spesso, ma di tanto in tanto. E quando tu torni, ne riparliamo. Io sono pronta a passare molto tempo con lei, lo faccio volentieri. Sì, ma c'è quell'altra soluzione. E tu devi giurarmi che se non riusciamo ad aiutarla, dovrai affidarla a qualcuno che la tenga in osservazione. I lampi spaventano anche me. Perché non mi vuoi più bene? Sì, sì. Ma che cosa dici? Tu mi tieni nascoste le cose. Non vuoi che riprenda un altro mafo, vero? No, non è vero. Non è vero. John non te ne può trovare un altro in questo momento. Tutto qui. Ellen, perché non mi vuoi dire la verità? Io... T'ho sentito parlare. Tesoro, ero molto agitata, capisci? E la gente dice delle cose che non vorrebbe dire quando è sconvolta. Oh. Una volta eri così bella. Lo sei ancora certe volte. Quando stai nuda con me. No, sì, no. Non ne voglio parlare. È tanto tempo che qualcuno all'infuori di me non ti ha accarezzato il petto. E ti ha fatto... Ah, sta zitta. Tu volevi sposarti e avere dei bambini, vero?
Zitta. Ma credi che una donna che non abbia avuto figli non sia una vera donna? Mi dispiace. Lo so che è colpa mia. Lo so che hai rinunciato a tante cose per me. Perché sono malata. Mi hai dovuto fare da infermiera, da guardiana. Mi dispiace. Mi odio per il male che ti ho fatto. Mi odio. Scusami, Helen. No, non dire così, piccola, non dire così. Ma no, va tutto bene, te lo giuro. Ci avrei scommesso che sarebbe stata una giornata. Speriamo che sia sereno su Kit Peak. Li hai chiamati? No, no, non li hai chiamati. Tu sei una che si basa solo sulla fede, vero? Sei proprio incredibile. E ricordati che ci sono in gioco 8 mesi di lavoro e tutto dipende da una fotografia di 30 secondi. Spero che ti sia portato gli occhiali. Ti amo. Ho capito. Devi andare all'osservatorio di Kit Peak e restarci 3 giorni. Tu dimmi solo se per te va bene, che sarai brava mentre io sono via. Sono stata benissimo quando sei andata a Palomar il mese scorso. E starò bene adesso. Perciò vada pure a cuor leggero, dottoressa Carpenter. Lo sai che è importante per me. Beh, che mi dici? Non mi fai gli auguri? No. Non hai niente da dirmi? No. Hai detto che capivi perché ci andavo. È vero. Lo capisco. Sì, sì. Buon viaggio. Va bene, come vuoi. John verrà a vedere se ti serve qualcosa. Io non gli aprirò la porta. Ti telefonerò tutti i giorni. Non risponderò al telefono. Io non rinuncerò al mio viaggio. E tu starai benissimo, vero? Sì, Helen. Thank you.
Signorina? Mi scusi, signorina. Ah, che c'è? Cosa vuole? Calma, calma. Ho suonato la porta davanti, ma non è venuto. Se ne vada! Scusi, posso parlarle un attimo? Lavoro all'osservatorio con Ellen. È andata Kiss Peak e sono preoccupato per lei. Lei come si chiama? David. David Eastman. Deve essere quello. Quello? Quello chi? L'uomo che piace a Ben. Ed è venuto fino a qua perché era preoccupato per mia sorella. Molto premuroso. Strano. Io invece sono stata preoccupata per lei. Lei è sensuale. Cosa? Le piace Ellen? Sì, moltissimo. Io sono Sissy. Ah, sì. Lei vive qui con Ellen. È lei che vive con me. Oh. È una precisazione interessante. Gradirebbe un caffè o un po' di vino mentre parliamo? Ci tiene là dentro? Mafu. L'ha fatta costruire papà quando era malato per poter lavorare a casa e passare più tempo con me. Con noi. Lei sa del mio papà? Del suo papà? Del mio papà? E del papà Tienen? Naturalmente. Certo, su tutto. No, lei non sa niente. Incredibile. Lei è molto intuitivo, è il mio preferito. Lo usa una setta segreta di donne bantù per le iniziazioni. E chi iniziano? Le vergini, naturalmente. Ai misteri della femminilità. Oh. Non posso rivelarle molto di più. L'ho giurato sulla mia vita. Beh, meglio così. È un po' al di fuori dei miei interessi. Io sono un astronomo. Davvero? Mm-hmm. Che noia. Mi trova carina? Molto. Più carina di Ele. Diana. Bellissima. Lei non sa distinguere tra un primate e una scimmia? No, non l'ho mai capito. Insomma, è un talento che non possiedo, ma lei a quanto pare sì. Da quanto tempo conosce la mia Ellen? Oh, dunque, conosco la sua Ellen? Diciamo da... 8 mesi. Come l'ha conosciuta? Dunque, Ellen era... Vuole del formaggio? Sì.
La sua Helen, nel campo dell'astronomia solare, è molto, molto conosciuta. E io facevo degli studi molto simili ai suoi. A quel tempo lavoravo per la NASA. Quindi era logico che lavorassimo insieme. E mi hanno mandato qui. Lei la deve conoscere piuttosto bene a sentir parlare Helen. Veramente non quanto mi piacerebbe. Che cosa dici di me? Questo non posso dirglielo. Oh, non si faccia pregare. È molto personale. Ah, sì? Mi promette di non dirle niente? Che possa morire se apro bocca. Dice che è affettuoso. Meraviglioso. Che si sente attratta da lei. Che è innamorata. Sul serio ha detto questo? Sul serio. Durante un rito sacro. Prenda le braccia. Prima il braccio sinistro. E il braccio della pace. Poi il braccio destro. Quello della guerra. Sa, con l'ultimo mafu non rida. Con l'ultimo mafu succedeva una cosa molto curiosa. Il pene, che era floscio e piccolo, ad un tratto diventava grosso e duro. Perché succede così, Mafu? Ma come perché? Beh, ma è naturale. Naturale? Sono cose che capitano. Anche agli uomini? Ma fai sul serio? E adesso? Beh, diciamo che va e viene. No, aspetta. Aspetta un momento. È un gioco molto divertente, ma non credo che Helen approverebbe. Zitto! Brutto stronzo!
bene, questo è un gioco. E io devo cercare di liberarmi da queste cose. Giusto, sì, sì. Ma per te, in che consiste? Brutto imbecille! Se ti agiti così, non riesco a finirti gli occhi. Avanti, dammi le chiavi di questi lucchetti. Hai sentito? Dammi le chiavi! Di che specie ti piacerebbe essere? In questo momento sono Homo sapiens molto incazzato. Homo sapiens? Homo sapiens? Homo sapiens. Homo sapiens. Non riesco a trovarlo, ne sei sicuro? Senti, altri due minuti e te lo faccio dire dal vicinato, se sono sicuro. Non sei nel libro di mio padre. Mio padre non ti conosce, Mafu. Devi essere di una specie molto rara. Ehi! Ehi, voi, là fuori! Aiuto! 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 Ma guarda che bel quadro. Senti, ce l'avresti un bicchiere di vino fresco per un vecchio elefante stanco? Credo di sì. E questo elefante potrebbe fare il giro e andare in giardino? Ho una cosa speciale da farti vedere. Non trovi che è splendido? Sì, vedrai che te rallontani i bantù dal tuo orticello. Allora, come è andata in questi giorni che Helen è fuori? Tutto a posto? Oh, molto, molto bene. Non lavoravo così da un sacco di tempo. Il ritratto del Mafo è quasi finito. Sento che glielo devo. E lo devo anche a te. Davvero? Non hai ancora notizie del mio nuovo Mafo? No, ancora no, ma continuerò a cercarlo, non ti preoccupare. Tornerò a trovarti domani pomeriggio. Va bene. E se ti serve qualcosa, telefonami pure, a qualsiasi ora. Farò su tutta la notte, perché ho la tigre ammalata. No, non avrò bisogno di niente. Mangia, Mafu. Sì, sì. Helen si arrabbierà moltissimo quando torna. Helen non è qui. Perciò mangia e basta, Mafu, perché io devo lavorare. Senti, facciamo così. Se tu mi togli queste catene, Mafu mangerà il suo pasto. Se io ti tolgo le catene, tu mi darai fastidio e basta. Su, mangia. Io ho tanto da lavorare. Bevi questo. No, no, non mi toccare. No. Non mi toccare. Imbecille. Non mi toccare. No. Ma basta. Non mi toccare.
sei pazza, sei solo patetica. Perché non vai a lavarti la faccia? Quando torna Helen, la cosa sarà piuttosto imbarazzante. Ti trovi bene? Fai un buon viaggio di ritorno. Torna presto, Helen. Anch'io ti voglio bene. È stupenda, ho trovato quello che cercavo da mesi. Tu sei benissimo, ti sei vestita bene per me. Certo, per te. Ciao, bella signora. Come è andato il viaggio? Ah, è stato molto interessante, è andato tutto bene. Davvero? Sì. Ho invitato John a fermarsi a cena, ma dice che è troppo da sì, fare. Sì, sono passata solo per vedere come se la cavava. Io ho invitato. Porto queste cose di sopra. John, non te ne andare senza salutarmi, va bene? No, no. Sta proprio bene. Sì, sì, è felice come una Pasqua. Sono venuto ieri. Stava lavorando ai suoi schizzi. Non la vedevo così bene da un sacco di tempo. Grazie al cielo. Credo proprio che migliorerà, te lo avevo detto io. Ma dovremmo tirarla fuori da questo mausoleo, da questo deserto, portarla da qualche parte. In questo momento sto lavorando. I weekend, i giorni liberi. Fare vedere cose nuove, cerca di distrarla. Va bene, ci proverò. Credo che abbia ragione tu. John ha sempre ragione, lo so. Ragione su cosa? Oh, beh, te lo dirà lei. Beh, buonanotte, belle mie. Buonanotte. Buonanotte, John. E grazie di tutto. Arrivederci. E fammi sapere cosa decidi. Che cosa decidi su cosa? Ho fatto milioni di fotografie, non vedo l'ora di fartele vedere. Sì, che era meraviglioso. Guarda che mi sono fatta. Ho fatto la doccia di brandy. Io no. E va bene, te la faccio io.
David. Sì, sì. Come, sei già tornata? È venuto qualcuno qui? Ha suonato qualcuno alla porta? No, perché? Aspetta, forse è passato da dietro. Sì, sì. Sì? Sicuro che non ha suonato nessuno alla porta? No, te l'ho già detto. Perché? Perché qui sotto per la strada c'è la macchina di un mio amico, un certo David Eastman. No! Sai, le macchine sembrano tutte uguali. Sei sicura che sia la sua? Sì. Sì, qualcuno è venuto alla porta. Stamattina. Tu dormivi ancora e io ero in cucina. È venuto un uomo e ha bussato alla porta. Che aspetto aveva? Non lo so che aspetto aveva. Mi sono nascosta e non ho risposto come mi hai detto tu. E che fine ha fatto? Come sarebbe, che fine ha fatto? Sì, insomma, dov'è? Non lo so, credo se ne sia andato. Perché mi guardi in quel modo? Guardi con quegli occhi.
neanche dirmelo. Dice che è una sorpresa. No, partiamo domattina presto. Ho fatto le valigie per tutte e due. E glielo dirò quando torno a casa, d'accordo? Anche noi ti vogliamo bene, Zom. Tu sei buono, va bene? Ti manderemo una cartolina. Sì. Che non l'hai fatto apposta. Io credo che l'autocontrollo sia la base di un buon comportamento sociale e credo che tua madre te lo abbia insegnato. Scoprire che lo stai facendo apposta, questo. Sarebbe un comportamento tipicamente infantile. Thank you.